Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Fairy o se preferite Meloki. Ho deciso di fare questo video per discutere con voi dell'ultimo trailer di episodio Ignis, mostrato il 30 ottobre al Paris Games Week insieme alla sua data di uscita. Già adesso posso dire di essere rimasta colpita molto positivamente dal trailer, anche se non mi aspetto una narrativa superiore a quella dei precedenti DLC. Purtroppo molta gente sembra non sapere cosa sia un accordo di non divulgazione e quindi già da parecchio tempo c'erano state fughe di informazioni su cosa sarebbe stato presente nel DLC. Sapevo giusto una delle cose leakate e adesso mostrarne nel trailer che non sarebbe stato possibile intuire altrimenti. Per il resto questo video sarà basato su idee personali e non fondato sulle informazioni trapelate che appunto non conosco. Prima di cominciare vi avviso, saranno mostrate immagini e video e discuterò pesanti spoiler su Final Fantasy XV. Inoltre do per scontato che voi abbiate visto il trailer, visto che non lo mostrerò per intero. Mi soffermerò su alcuni segmenti, passando velocemente su alcuni altri. Vi lascio comunque in descrizione a questo video il link ufficiale da cui potete prendere visione del trailer nella versione originale. Tutto si apre con un flashback, in cui un giovane Regis fa le presentazioni fra Ignis e Noctis. Due cose mi hanno colpita molto. Il fatto che la frase che dica Regis è la stessa che pronuncerà Ignis molti anni dopo. Noct, you are king. One cannot lead by standing still. A king pushes onward, always, accepting the consequences and never looking back. È che Noctis è la prima e ultima cosa che vede Ignis in questo trailer. Si chiama regia, quella che manca per tre quarti di Final Fantasy XV. Grazie Square Enix per averci ricordato ancora una volta ciò che sei in grado di fare e che non hai fatto. Si cambia scena e finalmente vediamo anche che caspita ha combinato Titan ad Altisha, oltre a creare una dissolvenza nero con un cazzotto. Inoltre, sembra che Ignis abbia avuto bisogno di un maremoto per abbassare quell'orribile ciuffo a cresta che lo faceva sembrare un pollo, ma insomma, meglio tardi che mai. Spero che quella sia la skin sbloccabile tramite DLC per il gioco base. Le icone a sinistra nell'HUD penso siano i buff alle armi e, come si vedrà fra poco, anche dei proiettili elementali che possono colpire più target e nemici diversi, piuttosto che fare danno a area come le Lemancy di Noctis. Quindi niente fuoco amico, grazie Ignis. Meno male che almeno tu riesci a darci una speranza. Si susseguono varie scene, in cui vengono mostrati i combattimenti e le sezioni sul motoscafo e con il rampino, che sembrano molto spettacolari, ma anche lineari e scriptate. Mi ha fatto piacere vedere come Ignis perda la pazienza e usi un linguaggio scurrile. Come Gladio ha mostrato, più o meno, le sue paure e prompto si è rotto psicologicamente, in questo episodio abbiamo Ignis che non riesce a mantenere la calma. Un bel punto di vista su cosa nascondono i Chocobros quando, divisi e in pericolo, tirano fuori il peggio di sé. I numeri in basso a destra ricordano il moltiplicatore danno di episodio Gladio, ma immagino saranno legate alle combo effettuate e che, una volta riempita apposita barra, sarà possibile lanciare i proiettili elementali o magari eseguire un colpo finale particolarmente potente. Viene mostrato un gameplay veloce e interessante, anche se a chi, come me, ha usato come armi i pugnali per praticamente tutto Final Fantasy XV, probabilmente cambierà poco rispetto al gioco originale. È probabile che per gusto personale questo sarà quello che preferirò fra tutti e tre i DLC. Nelle cutscene si rivede anche Caligo, spero che almeno stavolta cammini senza mostrare un principio di paralisi agli arti inferiori. Inoltre avremo Ravus dalla nostra parte, che ci aiuterà per raggiungere Luna e Noctis. Spero sia presente uno scambio di dialoghi soddisfacente. La presenza di Ravus non la ritengo una sorpresa, visto che è stata praticamente la prima cosa mostrata post-teaser trailer del DLC. Inoltre già nel gioco ci viene detto che Ravus è stato condannato per tradimento poco dopo l'incidente di Altisha, quindi era prevedibile che si fosse messo contro l'impero. Anche se io credevo fosse causa di Ardyn e di quello che aveva fatto a Luna. Magari sarà proprio così, vedremo. Mi piacerebbe vedere la scena della pugnalata a Luna dal punto di vista di Ravus, ma non sono molto ottimista al riguardo.
il trailer ci fa capire che saranno presenti gli attacchi Link anche tra Ignis e Raus, come è stato in passato tra Prompto e Ranea e Gladio e Kor nei precedenti DLC. In questa scena il corpo di Luna appare circondato da oscurità. Sinceramente non sono molto convinta che la causa della morte della ragazza sia stata la sola pugnalata. Magari vedremo il reale motivo in questo DLC. Ravus comunque mi pare comportarsi da femminuccia. Square Enix ha avuto la possibilità di evolvere il personaggio rispetto al film, farlo maturare e renderlo un minimo tosto, ma niente. È persino più piagnucolante che in passato. Peccato. Capisco il voler trasmettere il dolore della perdita e il volerlo rendere appetibile al pubblico, ma non mi è piaciuto per niente lo sviluppo che gli è stato dato. Vediamo anche come Ardyn si fa sempre più i fatti suoi e usa i suoi poteri oscuri senza alcuna preoccupazione. Mi domando come mai Ignis non discuta in futuro questa cosa coi compagni, nemmeno per un secondo, ma continuo a sperare che un qualche trauma del finale del DLC gli abbia fatto perdere parte della memoria su quello che è accaduto. Vediamo quindi Ignis mettere l'anello e, nel montaggio dei trailer, perdere subito dopo la vista. Su questa parte c'è da discutere parecchio. Ovviamente le scene del trailer sono montate in modo non cronologico, lo si intuisce dall'apparire e sparire degli occhiali di Ignis. Permit me to make a suggestion. Rather than follow this flotsam and float away to a watery grave, why not come with me? What do you say? Innanzitutto trovo fantastico che Ardyn provi a convincere Ignis a passare dalla sua parte. Non lo fa né con Gladio né con Prompto, per quel che ne sappiamo, e dando per scontato che l'uomo e i tre ragazzi non abbiano avuto interazioni nei 10 anni di oscurità. E il fatto che lo chieda Ignis è interessante. Probabilmente si rende conto del valore del giovane ed è anche una conferma del fatto che Ardyn non abbia il minimo interesse a uccidere Chocobros, a meno che non siano veri e propri ostacoli al suo piano, cosa che non sono. Infine, affettivamente, fanfictionamente parlando, mi piace pensare che in passato anche lui, in quanto facente parte della famiglia Lucy Skylum, abbia avuto uno scienze al suo fianco durante la propria missione, che quindi nutra una forma di affetto, tra mille virgolette, per i membri di quella famiglia, e che quindi in una sua maniera distorta provi a salvare Ignis, dandogli una minima occasione di salvarsi, anche se consapevole di come il ragazzo avrebbe quasi sicuramente rifiutato. Sono abbastanza sicura che la domanda che fa Ardyn nel finale del trailer avvenga prima che Ignis metta l'anello e che quindi lui si liberi o venga liberato dalla presa dei soldati Magitek subito dopo aver perso gli occhiali in qualche maniera. Dopodiché raccoglie l'anello, caduto dalle mani di Luna o Noctis, e decide di fare un ultimo tentativo disperato di risolvere una situazione senza via d'uscita. Ignis non è stupido e sa benissimo che indossare l'anello non gli porterà nulla di buono. Lo fa perché, come dice, ha giurato di proteggere Noctis a qualunque costo, anche la vita. La teoria più seguita è che siano i re a privarlo della vista. Tuttavia credo che se così fosse, dovrebbe per forza esserci uno scontro tra lui e Ardyn o un suo minion, in cui Ignis usa i poteri magici dei re come Nyx in Kingsglaive. E sarebbe molto figo, per poi perdere la vista come pagamento, come tributo. Trovo anche sensato che lui perda la vista e non, ad esempio, l'uso del braccio come Ravus. Diciamo che l'anello si prende la cosa più preziosa, e Ignis, essendo un mentore e una guida, ovviamente soffrirà più per la perdita della vista che di, ad esempio, un braccio e una gamba. Tuttavia, ci sono due elementi che non mi convincono. Il colore delle fiamme che bruciano la vista di Ignis nel finale del trailer è identico alle fiamme oscure di Ardyn, molto più scure delle fiamme di re che bruciano Ravus, Nyx e il Glaive traditore nel film. Nel film abbiamo un fuoco che va dal rosso al celeste, qui invece è viola scuro e nero. In secondo luogo, la ferita di Ignis. Non voglio fare la sapientona, ma è più vicino a una ferita da granata, quindi con ustione circoscritta e cicatrici da deframmentazione, piuttosto che a una semplice bruciatura, per quanto magica. Tra l'altro mi convince poco il fatto che sia simmetrica. Perché mai dovrebbe aver perso completamente un occhio e l'altro no? Se la ferita fosse magica e dovuta ai re, mi sarei aspettata una ustione a mascherina, con le fiamme che uscivano da entrambi gli occhi e lo accecavano, non qualcosa che sembra una ferita di guerra.
Non saprei, mi convince poco, ma ovviamente stare a sentenziare sulla forma della cicatrice di Ignis è esagerato e quindi chissà, vedremo. Per ovvi motivi non le inserirò nel video, ma nel caso andasse a cercare informazioni sulle ferite da granata, ovviamente esistono diversi tipi di granate, capireste cosa intendo. Personalmente spero davvero che ad accecare Ignis sia Ardyn e non i re, magari proprio con lo scopo di fermarlo dal sacrificare inutilmente la sua vita. Del resto Ardyn, in una scena del trailer, tira fuori una faccia sconvolta non da poco, ed è più probabile che la faccia, quando vede Ignis fare quella follia, e non a causa dell'ovvio rifiuto del ragazzo di tradire Noctis e passare dalla sua parte. Infine, non posso esimermi dal commentare l'orrore, la cosa più atroce di questo DLC, ma che per fortuna non sarà contenuta all'interno del gioco. La key art. Abbiamo avuto quelle piccole opere d'arte che sono stati i disegni di Episodio Gladio ed Episodio Prompto, con l'illustrazione di quest'ultimo che non mi ha fatto impazzire nel soggetto, ma che era geniale nel suo rifarsi ai film anni 60 e 70 alla James Bond nello stile. E poi, questo aborto, uno scempio di soggetti renderizzati orrendamente e posizionati peggio, senza una nominazione sensata per la prospettiva e l'ambiente, senza profondità, con uno sfondo che non dice niente per quanto è anonimo, lo sguardo di Ravus inespressivo, il gomito di Noctis ritagliato male, l'una tenuta nella maniera anatomicamente più sbagliata possibile e, oh mio Dio, quei capelli antigravitazionali. Perché Square? Perché? Hai degli artisti eccelsi a lavorare per te. Perché pubblichi una key art in atroce computer grafica che ricorda dolorosamente lo stile kitsch di A New Empire? Non ho altissime aspettative per questo DLC, ma almeno stavolta sono convinta che il gameplay mi piacerà, a differenza di Episodio Prompto, in cui l'ho trovato semplicemente pessimo e raffazzonato, mentre Episodio Gladio mi era piaciuto, almeno per quanto riguarda il gameplay. Per il resto non credo ci saranno grosse rivelazioni. Tutta la vicenda di Ravus era estremamente prevedibile e continua a pregare in un suo improvviso rilascio di testosterone. Magari una reazione rabbiosa di qualche tipo verso Ardyn, uno scambio di battute in cui mostrerà un barlume di carisma. A parte questo, rimane il dubbio sul chi o cosa accechi Ignis. Io, come ho già detto, spero e credo non siano i re, bensì Ardyn. Of course it was Ardyn. Ma se anche fossero i re, l'evento avrebbe perfettamente senso, solo che, come già detto, a quel punto mi infastidirebbe la forma della cicatrice di Ignis, ingiustificata e poco fantasy, così come il fatto che Ardyn non abbia fatto nulla per fermarlo quando lui prova a mettere l'anello. Perché se Ignis mette l'anello, lo fa per salvare Noctis e quindi attaccare Ardyn e le truppe Magitek. Ma sappiamo tutti che si tratterebbe di uno scontro che non potrebbe essere vinto e che inoltre rivelerebbe a Ignis la vera natura di Ardyn, o almeno parte del suo reale potere. A meno che Ardyn non fuga, azione che però trovo decisamente out of character. E, a parte giustificandolo con una classica ma sempre alla moda perdita di memoria da trauma, a questo punto non troverei alcun senso nel fatto che Ignis non dica nulla a nessuno su ciò che ha scoperto. Nemmeno quando il geniale piano dei Chocobros degenera al punto da prevedere un viaggio in treno, con tanto di regalia nel vagone estiva, verso la capitale imperiale, dove sicuramente tutti, cancelliere e imperatore primi fra tutti, li avrebbero accolti a braccia aperte e con il cristallo già infiocchettato e impacchettato per essere riportato a Insomnia. O forse no. Quindi vedremo, in un modo o nell'altro sarà una conclusione a questo primo season pass dedicato a Final Fantasy XV. E magari scopriremo chi caspita è Izunia. O forse no. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Intanto vi ricordo che sono a lavoro su una serie dedicata alla lore di Final Fantasy XV. Vi lascio in descrizione a questo video il link al primo video introduttivo della serie. Cercherò di produrre il più possibile e il più velocemente possibile, ma ovviamente devo incastrare questa attività con il resto dei miei lavori e impegni quotidiani. Il mio sogno sarebbe quello di pubblicare 2 video al mese,
ma sarò già contenta se riuscirò a farne uno ogni 30-40 giorni. Inoltre, sempre in descrizione al video, trovate i link ai social su cui seguire la mia attività dentro e fuori YouTube e i nomi delle persone che collaborano con me per questo ambizioso progetto. Ciò detto, vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo o ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, prendi in considerazione la possibilità di dimostrare il tuo apprezzamento lasciando un like e un commento. Inoltre, in descrizione al video troverai il link a Ko-fi, un sito attraverso cui è possibile offrirmi un caffè, o più di uno, sia con PayPal che con carta di credito. Anche in questo caso però mi farebbe piacere che i campi facoltativi di nome e commenti fossero compilati, così da sapere chi ringraziare e cosa pensi del mio lavoro. Va da sé che qualsiasi tipo di supporto, sia esso verbale o economico, è sempre benvenuto. Detto questo, grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video!